Ciao a tutti, con oggi riesco a riprendere la mia attività da YouTuber. Mi dispiace se per qualche mese mi sono assentata, ma purtroppo ho avuto delle cose da fare e non ho avuto materialmente il tempo e neanche la testa forse per poter postare nuovi video. Con oggi riuscirò a riprendere questa attività che A mi rilassa moltissimo e B spero che possa essere utile a tutti coloro che fondamentalmente hanno un cane in casa, ma non hanno materialmente la possibilità economica di poter andare in centri di addestramento, specialisti e quant'altro. Spero che appunto i miei video vi siano sempre utili. Se avete dubbi, domande, perplessità, come sempre commentate sotto e proverò a rispondere quanto prima. Oggi vi vorrei parlare dello Shih Tzu. Io come sempre mi sono fatta i miei appunti, altrimenti perdo il filo del discorso e incomincio a divagare chissà dove. Invece mi faccio i miei appuntini così cerco di essere il più chiara possibile e soprattutto il più breve perché a me piace molto parlare e quindi magari spesso e volentieri mi dilungo troppo. Allora, lo Shih Tzu è un cane che a oggi, si è adattato perfettamente alla cosiddetta vita casalinga. In realtà è un cane che intanto nasce in Tibet come razza e veniva chiamato il cane leone. Poi successivamente venne introdotto in Cina. Vennero fatti degli accoppiamenti probabilmente con dei pechinesi e a oggi è il cane che tutti conoscono. Questo cane qui in realtà sì, si adatta molto bene alla vita casalinga, casa grande, piccola per il pechinese, scusate, lapsus, per lo Shih Tzu non è un problema. È un cane molto docile, diciamo così, ha delle peculiarità, questo sì, però è un cane che va educato e o addestrato con molta dolcezza. Un comportamento troppo severo farà risultare questo cane testardo e molto 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 poco collaborativo. Lo Shih Tzu, nello specifico, viene detto un cane allarme. Adesso lo utilizzeranno tutti come antifurto dopo questa cosa. No, vi spiego perché vi dico che viene definito un cane allarme. Cerco di farvi un esempio più pratico per essere più precisa. Immaginate un gruppo di pecore che deve essere difeso da soli cani. Se voi osservate questo gruppo di cani, troverete cani di grossa taglia, media taglia e piccola taglia. Quelli di piccola taglia sono quei cani che avvisano il loro branco di un pericolo. Quelli di media taglia, invece, individuano con precisione il pericolo e lo segnalano ai cani di grossa taglia, che saranno coloro che fisicamente difenderanno il gregge. Questo tanto per farvi capire che cos'è un cane allarme. Diciamo che in Tibet questa razza veniva utilizzata nei monasteri, quindi al momento del raccoglimento della preghiera veniva utilizzato questo cane che appunto aveva il compito di avvisare che la preghiera stava iniziando. Poi venne appunto, come dicevo prima, venne introdotta in Cina, venne fatto accoppiare, dicono probabilmente con un pechinese, quindi un cane cinese razza pechinese, si è modificato un pochino, un po' tanto la fattanza di questo cane
e successivamente poi è diventato il cane che tutti conosciamo. Che dirvi di questa cosa? Questo cane qui, come vi ho detto prima, caratterialmente non è proprio un cane semplicissimo, soprattutto se siete delle persone esigenti. È un cane che per educarlo o addestrarlo va fatto con molta parsimonia. Perché vi dico questa cosa? Perché lo educherete solo con piccolissime sessioni e moltissime ricompense e lodi. Non è un cane particolarmente portato per, come dire, attuare delle lunghe sessioni di lavoro come potrebbe essere un Golden piuttosto che un Labrador o forse ancora peggio un Border. Quindi a piccole dosi si può educare o addestrare questo cane in maniera esemplare, sempre con molta molta gentilezza, altrimenti questo cane qui vi risulterà impestatissimo. Che dirvi di più? Beh, parliamo delle fattanze di questo cane. Ha un pelo bellissimo che però richiede molta cura. Il suo pelo è lungo. Se trovate degli Shih Tzu a pelo corto è semplicemente perché il proprio padrone glielo ha rasato o comunque l'ha tosato in linea generale. Perché di per sé questo cane ha un pelo molto molto lungo che strofina a terra, richiede moltissima cura, una spazzolatura costante e periodica e molto accurata, quindi dalla base del pelo fino alla punta. E questa spazzolatura va fatta periodicamente. Chi come me piace andare per boschetti e quant'altro, di sicuro non sarebbe consono avere uno Shih Tzu tra le mani, perché, ripeto, richiede molta cura il suo pelo. Per così dire, questo cane sembra che il sottopelo non ce l'ha, in realtà ce l'ha e come. E proprio perché dicevo che il suo pelo richiede molta cura, vi dico che se voi non lo spazzolate periodicamente, quotidianamente e almeno una volta alla settimana lo lavate e non gli controllate almeno una volta alla settimana le orecchie e almeno una volta alla settimana gli pulite i denti con un classico spazzolino da denti, serve per evitare lo spazzolino da denti fa ridere per il cane perché mi viene in mente una pubblicità dove c'erano queste dentiere bellissime umane messe in bocca al cane e questo cane assumeva veramente scusate se rido, ma penso a questa pubblicità e mi viene da ridere moltissimo. Vabbè, perché vi dico che spazzolare i denti del cane è importante? Perché quando il cane diventa adulto e soprattutto in vecchiaia, se voi avete durante tutta la sua vita utilizzato questo spazzolino da denti, non solo non avrete bisogno di fare la dentartrasi, ma avrete un cane che probabilmente, o meglio, con molte probabilità, arriverà in vecchiaia ad avere quasi tutti i suoi denti. Quindi significa soldi in meno che voi dovrete spendere nell'arco del tempo dal vostro veterinario, anche perché fare una dentartrasi non costa pochissimo e comunque non è una cosa durevole nel tempo, ogni tot andrà comunque fatta. Perciò, se voi utilizzate regolarmente uno spazzolino che non è niente, adesso vabbè, esistono quelli fatti apposta per il cane, quelli che si mettono con il ditino e massaggi i denti del cane con tutte le gengive e quant'altro, quelli che effettivamente sono come i nostri spazzolini. Ne esistono di diverse fattanze, però in realtà, adesso scherzi a parte, è sufficiente uno spazzolino esattamente come quello che utilizziamo noi, non ovviamente uno spazzolino elettrico, mi pare ovvio. Io sfido chiunque di voi a mettere uno spazzolino elettrico in bocca al cane e vedere che fine fa. Quindi un classico spazzolino manuale, basterà e avanzerà anche. Dentifricio, diciamo che
Prediligo, ahimè, costa un po', però prediligo il dentifricio apposito per loro. Perché? Perché purtroppo molte cose che noi esseri umani ingeriamo per il cane non vanno assolutamente bene. Scusate, il dentifricio è uno di questi. Quindi mi raccomando, occhio. Questo utilizzatelo, quello apposito per i cani, almeno il dentifricio, lo spazzolino ce lo possiamo risparmiare. Poi tra l'altro è durevole nel tempo, visto e considerato che voi dovrete lavare mediamente una volta alla settimana i denti del cane. Abituatelo fin da piccolo a fare questa cosa, perché diciamo che non è semplice che il cane accetti questa cosa, perché il sentirsi spazzolare i denti per il cane non è normale. Quindi abituatelo fin da piccolo. Stessa cosa per il taglio delle unghie, tra l'altro. Comunque, vi dicevo questa cosa qui dello spazzolare i denti al cane, perché? Perché lo Shih Tzu, nello specifico, ma più in linea generale, tutti i cani di piccola taglia, principalmente, hanno problemi appunto alle gengive, quindi gengiviti, dentatrasi, denti che cadono e quant'altro. Quindi, per il vostro Shih Tzu, mi raccomando, cura dentale almeno una volta alla settimana. Spazzolatura periodica, quotidiana, tutti i giorni, con molta, molta, molta cura, altrimenti avrete un cane infeltrito che sembrerà veramente un mocio Vileda e soprattutto dovrete raparlo praticamente a zero per ripristinare il pelo e farete un danno non indifferente al vostro cane perché non è che rasare il cane di per sé è un problema. Il problema è come lo rasi. Ci sono razze di cani che fondamentalmente non vanno assolutamente rasate, ma spazzolate in maniera molto adeguata, e cani che magari o hanno bisogno effettivamente della tosatura, ma una tosatura che non è rapa il cane a zero. Perché ricordatevi, ragazzi, adesso i tuoi lettatori mi ammazzeranno se sentiranno questa cosa, ma vi spiego. Il pelo del cane può sembrare caldo, caldissimo, vero, ma è studiata apposta, Madre Natura l'ha studiato, l'ha creato apposta per far sì che il cane d'inverno stia al caldo e d'estate venga riparato dal sole. Quindi se voi rasate il cane, non fate altro che fargli venire ancora più caldo. Ora, una leggera spuntatina, male non fa. Se avete un cane, magari come la mia Chicca, che ha un pelo terribilmente folto, ma veramente che altro che doppio, è triplo, addirittura quadruplo, però ha un pelo veramente superficiale, brutto, è chiaro che magari vi potrà essere utile una toelettatura, ecco, quindi un'aggiustata del pelo, ma perché purtroppo il mio cane, essendo una meticcia, è uscita fuori con un pelo brutto, c'è poco da dire. In qualunque caso, mai rasarlo corto, mai, 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 anche perché quello che voi vedete è il pelo superficiale, che è molto più spesso. Se voi invece allargate il pelo del vostro cane a metà, quindi proprio vicino all'attaccatura, quindi alla pelle in sostanza, troverete una specie di lanina. Questa lanina qui è il sottopelo del vostro cane. Serve al cane per mantenere la termicità. Perché vi ho detto tutte queste cose, ahimè mi dilungo sempre troppo. Per questo motivo, perché appunto vi dicevo che lo Shih Tzu ha una cura del pelo molto, molto, molto impegnativa. E di per sé non è un cane che di razza di per sé ha tante problematiche, ma qualcuna ce l'ha. In primis gli occhi. Ci sono alcuni Shih Tzu che, non so se ci avete fatto caso, ma qui a livello proprio degli angoli degli occhi incominciano ad avere delle lacrimazioni bruttissime. Quelli intanto possono essere un difetto fisico del cane,
perché la lacrimazione dell'occhio dello Shih Tzu non è costante. E poi perché possono fare infezione. Infatti lo Shih Tzu è soggetto a questa cosa qui. Infezione agli occhi, infezione alle orecchie. Quindi controllate sempre, mi raccomando, gli occhi che siano sempre ben puliti. Se c'è del pelo in eccesso, toglietelo. Mi raccomando, molta cura, perché lo Shih Tzu soffre di queste problematiche qui. E soprattutto le orecchie, perché avendo un pelo molto lungo in questo modo, si possono spesso e volentieri formare delle infezioni a livello uditivo che, se non curate, ahimè, diventano otite, e dopo l'otite diventa sordità. Quindi mi raccomando, attenzione e molta cura. Le unghie di questo Shih Tzu, beh, diciamo che se voi avete un cane che regolarmente, quotidianamente lo portate a passeggiare, il che non significa 10 ore perché non è un cane che cammina moltissimo, o meglio, cammina molto ma non ne ha tutta questa grande necessità, comunque se portate il vostro cane a passeggio, che sia asfalto, meglio se terreno, ha la possibilità appunto di limare le sue unghie, e quindi sarà sufficiente dare una leggera spuntatina alle unghie del vostro cane una volta al mese, non di più. Se quotidianamente lo portate fuori dove il cane ha la possibilità di scavare, quindi di conseguenza limarsi le unghie. Scavare, camminare, insomma, tanto per darvi un'idea. Lo scavare e il camminare sull'asfalto, sull'erba, sul prato. Che erba e prato è la stessa cosa, oggi non ce la posso fare. Dicevo, sul prato oppure, ma non lo so, in un ambiente boschivo piuttosto che, questo lavoro qui di passeggiata, camminate e quant'altro, per il cane è come se si passasse la lima tra le unghiette. Ok? E quindi per voi è un guadagno che porterete il vostro cane una volta al mese, a meno che non riuscite a farlo voi. Mi raccomando, occhio alle unghie nere, di appunto spuntare le unghie al vostro cane. E che dirvi? Io ho parlato della spazzolatura, vi ho parlato del carattere, delle sue unghie. Ah, un'altra particolarità di questo cane qui, diciamo particolarità, diciamo problematica più che particolarità, è la schiena di questo cane. Essendo un cane un po' lunghetto, ecco, mettiamola così, controllate periodicamente, quando voi accarezzate il vostro cane, lo spazzolate e quant'altro, se ha dei dolori lungo la colonna vertebrale. Perché, soprattutto quando è adulto, questo cane, e poi di conseguenza in vecchiaia, potrebbe effettivamente avere dei dolori alla colonna vertebrale, e mi raccomando, in quel caso lì, ahimè, veterinario e lastre subito. Bene, con questo spero di avervi dato delle utili informazioni. Mi raccomando, non è che prendete un cane da salotto, lo prendete, lo parcheggiate sul divano a mo' di lampada e lo parcheggiate lì, eh. Mi auguro di no. Il vostro cane ha comunque bisogno di fare delle passeggiate. Di per sé, se voi abitate in città, ecco, magari e avete poco tempo per dedicare il vostro cane, ma comunque ci tenete particolarmente ad avere il peloso in casa, lo Shih Tzu potrebbe essere un buon compromesso, perché è un cane che si adatta facilmente alle condizioni climatiche, all'ambiente in cui vive, e alla vita familiare, quindi alla quotidianità. Saranno sufficienti delle classiche passeggiate per renderlo contento e felice, se avete la possibilità, o in un'area cani o in un bel pratino, di poterlo far correre anche solo quei 5-10 minuti, non di più, il cane ve ne sarà molto grato. Bene, con questo spero di avervi detto tutto. Se avete domande, dubbi, perplessità, come sempre, scrivetemi, a quanto prima risponderò. E grazie per il momento e buon proseguimento di giornata. Ciao!